sera di fine, o meglio, di metà novembre. Siamo a Locanda Margot, siamo venuti a intervistare Massimo. Vedete, non c'è ancora nessuno, ma stasera ci sarà un corso di cucina organizzato da Comete Menorca con protagonista lo chef Massimo Mauri. Noi siamo venuti qui, adesso lo stiamo cercando, vediamo un po' se lo troviamo e lo intervisteremo per capire di che cosa si tratta esattamente. Eccolo qua, è venuto, è fuori zona, è venuto al Maramao, non c'è niente da ridere, devi fare il serio. Ti abbiamo beccato. Bueno, ho voluto farvi vedere, perché voi vedete la parte sopra degli chef, ma quella sotto in realtà è quella. Perché ti stai preparando, giusto? Giusto, adesso tolgo tutto. Va bene, a dopo. Oh, l'abbiamo messo elegante, in come si dice, mise en place. La sposa, via. Esatto, allora, andiamo subito al dunque. Questa è la prima di due serate dedicate a corsi di cucina. Allora, innanzitutto, quali sono i due temi delle serate? Allora, partiamo con un primo tema che realizzeremo un menù italiano. Il menù italiano vuol dire antipasto primo, secondo e dolce. Cerchiamo di toccare un po' tutti i punti della cucina vegetariana, dove la troveremo dall'antipasto, che sarà delle verdure in olio cottura a bassa temperatura con delle spezie. Farò vedere cosa si può fare partendo da un piatto base per realizzare poi un piatto più composto, con l'aggiunta di uovo poché, con l'aggiunta di capesante, si possono abbinare vari prodotti. Poi avremo un primo piatto, che anche qua farò dei cannelloni di crespella, quindi faremo vedere come si fanno le crespelle, che in questo caso faremo dei cannelloni, però si possono utilizzare anche per altri metodi e altre preparazioni, anche delle crespelle dolci. Quindi base di crespella, il ripieno, la sua salsa d'accompagnamento. Il secondo, faremo un pesce in crosta di patate, quindi faremo vedere come si pulisce un pesce, come si monta e con la sua salsa d'abbinamento, e un dolce. Anche il dolce sarà composto da una panna cotta, quindi un dolce a cucchiaio, una frutta e un crumble di cacao. Quindi anche lì monteremo poi il dolce, cercando di far partecipare tutti con prove pratiche anche faranno. Chiaro. Questi sono i contenuti della prima serata. Poi ce ne sarà una seconda tra una settimana. Perfetto. Il prossimo lunedì, che sarà incentrato solo sulle paste. Però stiamo parlando di paste, non paste secche, paste fresche. Faremo un raviolo, faremo uno gnocco, faremo un cavatelli e faremo una crespella. Quindi quattro piatti da realizzare in due ore e mezza, dove cercheremo di far partecipare tutti nella preparazione e nella realizzazione di quello che è un menù. Perfetto, allora il numero di partecipanti massimo è 10, giusto? 10, sì, diciamo che anche queste due serate sono un po' pilota per vedere come si può realizzare all'interno di questa cucina un corso, perché... Esatto, ti volevo chiedere proprio questo. Queste sono due serate pilota che organizzi con Comete Menorca, però in futuro l'idea è quella di organizzare delle altre serate a temi diversi, sempre qui a Locanda Margot, sempre giusto? Sempre qui a Locanda Margot, è anche uno studio per vedere di fare dei cooking show, se per chi lo richiede. Diciamo che partiamo con oggi e poi facciamo il sunto delle serate settimana prossima, anche sentendo un po' i commenti, i feedback dei vari partecipanti. Okay. Ecco, allora io ne approfitterei per dire a quelli che stanno guardando questo video, se siete residenti a Minorca, perché queste sono cose che al momento vengono fatte durante l'inverno, chiaro, di fare dei commenti chiedendo quali sono i corsi che vi piacerebbe poter ai quali vi piacerebbe poter partecipare, e così daremo massimo un feedback. Niente, allora ti lasciamo lavorare perché fra poco iniziano, e grazie mille della disponibilità. Grazie.